20, Elisabetta 30, e come ben sapete sarà ministro della difesa. Quindi, salve 30, buongiorno, ben trovata. Allora, dobbiamo parlare di Movimento 5 Stelle, però in realtà le posso dire la verità, sono molto incuriosita da quello che pensa lei di questo ruolo centrale che viene dato all'esercito, no? Figliuolo messo come commissario all'emergenza Covid, cioè, dato che lei lo conosce, Figliuolo l'ha conosciuto nei suoi panni di ministro? Sì, l'ho conosciuto, l'ho chiamato ieri per fargli gli auguri, sono stata molto contenta della scelta. Credo veramente che sia una soluzione importante in questa fase in cui abbiamo una rincorsa tra il virus e le varianti e i vaccini. Quindi per me l'esercito... Vuole provare a spostare un pochino il microfono, che la sento con un eco strano, se lo sposta un po' più in avanti forse? Non mi sente? Cioè, forse... Provi un po'. Ecco, mi sente? Va bene adesso? Sì, sento un po' di eco, però va bene, ce la capiamo. Mi dispiace. No, dicevo, le forze armate sono garanzia di capacità di comando e controllo e questo è quello che serve in questo momento, è una fase in cui non bisogna sbagliare. Non bisognava sbagliare dall'inizio. Io in realtà da subito, quando si è cominciato a parlare di vaccini, ho pensato che la migliore cosa fosse affidarli alle forze armate. Mi sento più tranquilla. Ah, si sente più tranquilla, bene. Senta, invece, fate vedere un attimo il tweet con cui la 30 ha salutato l'arrivo di Conte a capo del Movimento, perché onestamente non l'ho trovato un tweet pieno zeppo di calore, cara Elisabetta. Cioè, insomma, manco lo nomina Giuseppe Conte. Cioè, della serie, per carità, sono lavorato insieme, però non è che proprio faccio i salti di gioia. Ho capito male io? No. Come no, ho messo una bellissima foto di uno dei viaggi a Bruxelles, che fa vedere anche che il rapporto ci fosse tra me e lui. Credo che Giuseppe Conte sia veramente un'ottima possibilità per il Movimento 5 Stelle. Nel momento in cui ho fatto il tweet non sapevo neanche veramente no quale sarebbe stata, erano appena uscite delle notizie e quindi non mi sono sbilanciata. Scusi, ma dato che avevo letto che lei... si voleva candidare al direttorio, lei in ogni caso il direttorio pensa che ci debba essere o invece una segreteria vicina a Conte? Perché Conte mi è parso che insomma vuole fare lui le scelte, ecco, non si farà imporre cose da quello che ho capito. Io credo che se conosco bene Giuseppe Conte, lui in questo momento non sta leggendo solo come è scritto sui giornali tutte le... questioni, le informazioni sulle questioni legali del movimento, gli statuti, eccetera, eccetera, cosa che sicuramente farà, vista la, soprattutto perché è un legale, quindi è molto attento a queste cose. Ma penso che starà leggendo anche quali sono stati gli esiti degli stati generali, perché Giuseppe conosce il movimento anche se da fuori ed è molto rispettoso di tutto quello che è avvenuto nel movimento. Credo che ci sia anche molto grato. Sia io che lui eravamo nella prima squadra di governo, no? E in qualche modo siamo stati condotti tutti e due in una nuova esperienza quindi politica. Quindi no, per capirci, lei non si aspetta quindi un uomo solo al comando, si immagina un Conte invece che ascolta quello che è, insomma, le pulsioni che arrivano dal movimento. Penso di sì, il movimento in questo momento ha bisogno di un collante e ha bisogno di lavorare su un'organizzazione. Un'organizzazione ci può tornare a far crescere tantissimo e certo ho visto i sondaggi ieri, forse sono anche troppo ottimistici e sono dei sondaggi basati su oggi, però noi potremo forse andare anche oltre se Giuseppe sarà in grado di riorganizzare il movimento prendendo lo spunto dal grande lavoro che è stato fatto e se riuscirà ad immettere in questo soggetto che probabilmente potrebbe anche essere un soggetto nuovo, quello che è il DNA del Movimento 5 Stelle. Allora, vi faccio vedere una cosa.